Pensioni e lavoro. Chi accede ai trattamenti di pensione anticipata non può percepire ulteriori redditi da lavoro, ma ci sono delle eccezioni. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo di pensioni. Con il comunicato stampa del 30 gennaio, INPS fa sapere che chi accede a quota 100, quota 102 e alle pensioni anticipate flessibili non potrà più percepire redditi da lavoro, che sia esso autonomo o dipendente. Infatti, al momento in cui il lavoratore comunica l'accesso al trattamento pensionistico, l'istituto provvede ad informarlo sulla non cumulabilità tra pensioni e reddito da lavoro. Questo divieto entra in vigore già a partire dal primo giorno di pensione fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia. Inoltre, i pensionati che accedono a quota 100, 102 o alla pensione anticipata flessibile dovranno comunicare a INPS eventuali redditi da lavoro entro il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Tuttavia, l'istituto evidenzia che fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo occasionale, a condizione però che non superino i 5.000 euro lordi annui. Ma attenzione, ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi annui, saranno considerati anche i redditi annuali di attività svolte nell'anno precedente all'inizio della pensione e o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. Infine, nel comunicato stampa, INPS sottolinea che in caso di trasgressione dell'incumulabilità, la pensione sarà sospesa e bisognerà restituire le mensilità ricevute. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.